sfavillante, scintillante qui alla sfilata di Pin Up Stars. Ti è piaciuta intanto la sfilata? Molto, costumi bellissimi, poi un po' mini come piacciono a me, e poi insomma l'unica cosa forse le modelle un po' troppo magre, però insomma va bene. Quello che ti è piaciuto di più? Quello che mi è piaciuto di più forse è quello con cui ha chiuso Nina Senikar. Quello bronzo? Esatto, esatto. Lei è bellissima, quindi adesso a lei. Senti, a proposito di amiche e colleghe, ce n'erano tante qui nel parterre intorno a te, ho visto che chiacchieravate tantissimo. Avevamo i costumi. E poi ce n'erano anche bellissime in passerella, appunto. Come si sono comportate Nina, Michela? Delle professioniste, sono bravissime, brava. Solo che vedevo che mentre tutte le altre modelle erano molto serie, loro forse perché conoscevano, ogni tanto ridevano. Poi insomma noi le applaudavamo perché erano comunque molto molto brave, insomma non è a volte neanche facile quando ci sono le tue amiche in parterre sfilare e fare la serie. Anche tu con la moda c'hai avuto un rapporto incredibile. 2003-2004, non me lo ricordo, tanti anni fa, io sto facendo vecchia. Sono passati 7 anni, forse da Alta Roma un pochino meno, però... C'è moda nel tuo futuro? Al momento, insomma, mi piace andare a vedere le sfilate, mi invitano, insomma, molti amici nella moda, però se capita volentieri, però non è, insomma, quella mia passione principale. Ho altri progetti? Sì, però al momento preferirei non parlare, magari ci risentiamo tra 15-20 giorni, va bene? Visto che non dobbiamo parlare di progetti, parliamo della vita privata, che non ne sa mai nessuno della tua vita privata, vero? Come va? Va bene. Ti vedo sorridere. Sì, perché insomma sono qua con lui, adesso non so dov'è, però... Quindi è sempre più ufficiale la cosa. Ma sì, è ufficiale, la prima volta sei ufficiale, insomma, poi è sempre ufficiale. Domanda di rito, a Fiori d'Arancio pensi? Nel senso, ci pensano tutte le donne, no? Ai fiori d'arancio, però non è ancora una fiori d'arancio, no, d'aranci, d'arancio, però non è insomma nei nostri progetti, siamo entrambi giovani con tante insomma cose di lavoro, di progetti, programmi, quindi non ci pensiamo. Ma Deborah Savaraggio, dove lo legge il Gossip? Su Gossip News. Ciao amici, muah!